E rieccoci insieme, ragazzi. Dunque, no? Un episodio di God of War. Sto mettendo il cellulare sotto carica un attimo. Sempre bello della diretta. Come vedete, abbiamo fatto l'armatura del lupo. I bracciali del lupo. Dobbiamo fare le scarselle del lupo. Abbiamo ancora quelle del cinghiale. Ma facciamo un po' di fashion souls, come dite voi giovani. Fashion souls. Quindi, dunque, allora, andiamo, Ci siamo. proseguiamo nel nostro. Nella nostra avventura, qua ci abbiamo. Lo sapevo. Eh sì, adesso li ammazziamo tutti, Atreus, tranquillo, nano. È satira, ragazzi, io chiamo nano, no? Ma è satira, la mia è Attesa, satira. Vi ruota. ricordo quello. Cioè, infatti, questi sono elfi, ma in realtà sono insettiformi, non è che sono. Ma è satira, anche chi ha fatto God of War voleva fare satira. No, lo dico perché la gente si offende. Usiamo la furia di Sparta perché mi hanno già pesantemente disturbato questi nemici. Anche perché non la uso quasi mai, ragazzi, ma è utilissima la furia di Sparta. Non male, vero? Sì, più efficiente, ragazzo. Vediamo qua. Vai! E si ricrea, mannaggia. Ah, ma vedete, dobbiamo riuscire a colpirla da un punto sopraelevato. Questa? Quella sì, ce la facciamo romperla. Vediamo se risalendo, ragazzi, faccio degli esperimenti. Perché dovremmo avere la linea di tiro risalendo. Però dobbiamo sparare da ancora più in alto perché vedete, o forse da indietro, da basso. Sì, beh, proviamo, proviamo ragazzi. Da qui non riuscivamo a colpire tutto, quindi. Allora. Dunque, vedete che dobbiamo metterli in asse come tiro. Hai visto Atreus? Cosa fa tuo padre? Number one. Comunque, ecco qua, raccogliamo l'argento che c'è qui dentro. No, l'acciaio, questo ci serve per potenziare l'arco di Atreus, ce ne servono due pezzi. Quindi va bene così. Quell'acciaio lì morbido serve, non chiedetemi di pronunciarlo, Svartalfheim, alla fine l'ho pronunciato male, probabilmente. Comunque, ah, gli incubi, incubi! Tu spara, Atreus. Sì, prendi questo. Prendi Nano! Perché c'hai l'arco? Colpiscili magari. E poi è l'accecamento che ci possono fare. Mannaggia. Allora? Stava lì, mi camminava vicino. Ragazzi, questo è il gameplay dell'assurdo, veramente oggi. Comunque, pure antico del video prima. Ah, nuovo consiglio. Stanno fermi davanti a noi, diamogli delle mazzate, questo consiglio, no? Sono molto più facili da uccidere quando sono a terra. Farli inciampare sembra funzionare. Chi li ha fatti inciampare? Te no, di sicuro, nano. Cosa c'è, nano? Cosa c'è? Bestiario aggiornato, nuova voce. Saranno gli incubi esplosivi. Questi incubi tentano di avvicinarsi a noi per esplodere. Perché si sacrificano in questo modo? Fanno parte di una qualche coscienza collettiva. In ogni caso, sono molto fastidiosi. Sono gli incubi kamikaze, nano. Dunque, allora, qua abbiamo uno dei forzieri bloccati. Vediamo se possiamo vedere uno dei punti dove colpire. Vedete che là c'è. Però penso che si ricreerà, eh. Eh sì. Perché andranno colpiti in sequenza con altri che non riusciamo a vedere ora. Nano, dove sei? Ecco, è che salva. Come salta il nano? Salta davanti, c'ha fame, vuole mangiare prima degli altri il nano.
Ecco qua, dove, vedete dove ricolpiamo in sequenza? Allora, ora quel forziere dovrebbe essere disponibile. Famo una cosa veloce. Eccolo lì, ragazzi. Pensavo che avremmo sbloccato molto più avanti, invece abbiamo sbloccato subito. Ecco qua. La cintura da guerra runica, ragazzi. Io questa la metto. Visualizza nel menu. Perché noi abbiamo quella in pelle di cinghia, ancora di livello 2. Questa è di livello 2, quindi la mettiamo e facciamo un bel Fashion Souls, come dite voi giovani. Via via, un Fashion Souls. Vai, nano, salta ancora. E facciamo esercizio, nano. È satira, ragazzi, la mia è satira. Ricordatevi che è satira. No, devo specificarlo, perché chiedo scusa agli altri iscritti, ma è satira perché poi la gente si offende. Come mi è arrivata in una hate mail privata su Facebook di un account palesemente fake, dove ci sono i bambini che soffrono e io prendevo in giro Ellie in Last of Us. Ma è satira. Laggiù, la luce. L'hanno coperto con quella roba. Ma perché? Guarda, un elfo chiaro. Cosa sta facendo? Oh no! Perché lo uccide? Non ha fatto niente di male. Non giudicare. Stai assistendo alla fine della guerra. Non sai cosa abbia condotto a questo. Ma non si è nemmeno difeso. È stata la sua scelta. A noi la nostra. Ok, eccoli qua gli elfi. Gli elfi insettoni. Adesso li prendiamo la lancia e li atterriamo addosso. E me la ricordavo la fatality. Questo è Sparta! Vabbè, non siamo a Sparta, ragazzi, però lui è uno spartano, quindi ci sta. Cadono di sotto, hanno le ali, ma non volano. Non che mi lamenti di questa cosa io, eh. Adesso lo stavo palleggiando, lui si è ripreso miracolosamente, manco. Tipo, spostati proprio. Ah, ne ha chiamati altri due. Tutti che vengono qui a fare festa con noi. Io ho sbloccato il ferri, però sto facendo fatica a farli i ferri, ragazzi. E là. Nano! Chiamo il nano perché dobbiamo... Deve darmi una mano il nano perché... Quanto... Ce l'avevo in lock, l'ho mancato. No, vabbè ragazzi, scusate, ma... Ecco, caduto di sotto, via. Non vo... Loro non volano, Cerca il modo di entrare. Nuovo consiglio, vediamo cosa ha scritto il nano. Allora, elfo oscuro evocatore, evoca gli elfi oscuri, no? Chissà quanti elfi oscuri ci sono ad Elfheim. Che bello, eh. Quando fa roteare la sua arma significa che sta per chiamare elfi oscuri. Va fermato prima che la faccia sbattere a terra. Grazie nano, non l'avevo notato. Ma non l'avevo notato veramente manco quando avevo giocato le altre volte. Questa è la terza volta che lo gioco God of War. Quindi, eppure come vedete non lo sapevo. Ecco. Ha funzionato. Altri punti di luce. Hai visto nano? Seguimi. Ricordo sempre a tutti che è satira la mia. Incubi. Nano, colpisci con... Bravo, nano! Adesso questo lo prendo io. No, nano, colpiscilo te. Io l'ho mancato. Nano! Grande... Oggi nano ha fatto un bel lavoro, eh. Allora, di qua no. Passiamo di qui. Questo è un evocatore, lo vedete? È caduto di sotto, è morto.
Bravo nano! Grande nano! Fagli scoppiare, nano! Ma il nano sta veramente facendo... Ecco qui, nuovo consiglio del bestiario aggiornato. Allora, può parare i lanci d'ascia di mio padre. Se lo prendiamo alla sprovvista, un tiro potente può congelarlo. Ok, quindi se lo... Se Atreus si sale in groppa e lo strangola, no? Nuovo consiglio, vediamo. Incubo esplosivo. Non appena inizia a correre verso lui, basterà un colpo al corpo per fare il detonare. L'esplosione danneggia anche gli altri nemici, quindi è utile contro gruppi numerosi. Se si avvicina troppo si fanno esplodere. Teniamoli a distanza. Due consigli, quindi. Però io sono orgoglioso del nano in questo episodio, quindi... E congeliamo anche qua. E vai di Leviatano. Stai ricreando i sentieri. Hai visto, nano? Ricordo tutti che è satira. Quindi. Oramai scusate, ma lo ripeto perché almeno deve entrare proprio nella testa delle persone che io faccio satira quando parlo del nano. Ah, allora, questo è un bel punto, ragazzi, perché dovete riuscire a spezzare tutte queste zone in sequenza. Allora. Entra nell'arnia. Allora, non si faceva così. Vediamo se si faceva così. Qui ragazzi ci dobbiamo lavorare un po'. Forse possiamo trovare la luce altrove. No, dammi un momento. Nano, abbi fiducia in tuo padre. Non fare il nano maledetto. Una è andata, avete visto? Dobbiamo solo trovare la combinazione giusta. Potrebbe essere questa un'altra delle combinazioni. E un'altra è andata. Allora, ci deve essere un terzo tentacolo da far saltare. Ecco, ora avete visto... Era nascosto, ragazzi. Erano una sequenza di tre tentacoli, di tre coppie di tentacoli da far saltare. C'è pure sta faccia che è bella inquietante qua. Ecco qui, proseguiamo di qua. Vai nano, tu che sei più piccolo passi meglio. Non credo che dovremmo essere qui. Taci. Taci nano. Ah, ecco. Sentito. Sta allerta, è vicino a me. Ehi, quando raggiungeremo la luce, come faremo a infonderla al Bifrost? La strega ha detto di entrare. Quando? Quando è scomparsa da questo regno. Oh, e non l'ho sentita. Pensavi più alla sua incolumità che al nostro scopo. Madre! Ah! Hanno preso il nano! Tranquillo, l'ho bloccato. Usa il pugnale! Eh sì. Guarda, papà ha ammazzato un mostro. Bravo figlio. Quei veri lì, eh. Beh, cose che insegniamo al figlio. Nano. Ok, qua proseguiamo abbassati. Oh, è appiccicoso. Nano, cosa possiamo farci se è appiccicoso? Gina, Luna! Un altro! Stai indietro! Pure te Kratos, che
Che grid, che spacchi tutto così. Spacchiamo tutto qua. Grida, sì, c'è pure, pure io che grido. Cauti, hai capito? Sì. La luce. Manco avesse visto, che ne so. Allora, andiamo avanti. Qua c'è un altro. Cadrà, sì, pronto. Dobbiamo agire in fretta. Ok. Beh, ci pigliano dei più scuri, ma ci lasciano congelare questa cosa. Salta ora! Ok! Salta! Salta! Vai! Arrivano! Stammi dietro e copri il fianco! D'accordo! Gianga! Andiamo! Nano! Continua a tirare! Io sgombro la strada! Ok! Bravo, tira Nano! Riduce l'intervallo tra i tiri! Non era preciso senza fretta! Ci sono molti bersagli, non li mancherai! La strada stretta annulla la superiorità numerica, concentrati! Come insegnare Leoni dalle Termopili! Bravo Kratos! Spacchiamo tutto a sti elfi oscuri. Io penso che stiano maledicendo il giorno che noi siamo venuti ad Elfheim, gli elfi oscuri. Wow, è bellissimo. La luce fa riapparire il tempio. È la fonte di tutto quanto. Senti, sta cantando. Sento la sua voce. Te l'avevo detto che era lei. Pensi che sia lì dentro? Ah! Ah! Oh, quanto fa male. Sembrava che la mano andasse a fuoco. Resta qui. Ma io resta qui. Usala solo se necessario. Prendi l'ascia, Nano. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Forte. Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui solo. Atreus. Solo con lui. Lui se ne va sempre. Non è mai qui. Non mi vuole e non mi vorrà mai. Ecco, siamo tornati a casa nostra, vedete? Io non lo conosco e lui non mi conosce.
Io sono forte, sono intelligente, non sono come pensa lui. Io lo so. Di qua. Lui non mi parla. Lui non mi insegna niente. Doveva morire lui. Mi senti? Lui, non te. Ma non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrò. Se ci proverà, io ci provo. Ma se non lo farà, ti prego, torna. Lo so che ci sei. Ed ecco questo ponte, ragazzi, ricordatevelo, perché più avanti lo rivedremo questo ponte. Faye ci sta mostrando dove dobbiamo andare. Aspetta, torna da noi. No, no. Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato, tu eri intrappolato. Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più. Allora ti ho tirato fuori. Ragazzo, sono stato via pochi. Momenti. No! Sei stato via per tanto... tanto tempo. Io non sapevo cosa fare. Mi hai lasciato solo. Di nuovo! Di me non ti importa. Io? Ma è impossibile. Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Sì. Beh, insomma, il nostro Atreus ha fatto una bella mattanza di elfi oscuri, come vedete. Non c'è luce per creare un ponte. Siamo in trappola. E la corda della strega è inutile. Ragazzo, l'arco. Tienilo. Frecce di luce. Hai ottenuto le frecce di luce. Tira i cristalli per infonderli con luce di Alfheim. Ok, eccole qua. Poi avremo anche altri tipi di frecce, ragazzi. Però scocca la freccia sulla roccia. Funziona. Ora possiamo tornare indietro. Vieni. Ok, e qua ci troveremo ad esplorare la zona, ragazzi. C'è un cristallo di luce laggiù, lì a terra. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto. Va bene, nano. Ok, posizioniamolo. Perfetto. In realtà mi sembra che dobbiamo usarlo nell'altro anfratto, ma noi l'abbiamo messo qui per poter accedere al forziere. Ed ecco qui, cuore spezzato di Alfheim, e vedete che si accumula fino a 3, quindi adesso abbiamo trovati tutti e 3. I nostri cuori spezzati di Alfheim. Ja, vedete che abbiamo la matassa che sta trattenendo un cristallo, quindi ok, andiamo a metterlo là. Saliamo di qui. Vieni, nano.
sta arrivando un nano. Nano, guarda che ci sono gli incubi, eh. Bravo nano. Era troppo bello e semplice se lo potevamo spezzare così facilmente. In effetti. Allora, probabilmente dobbiamo colpirli in successione sempre. Quindi anche questo immagino che lo colpiremo. Ah no, questo se n'è andato, quindi quell'altro però credo che sia sempre... Ah, ho visto, ecco, l'avete visto ragazzi? Dobbiamo colpirne due. Per poter accedere a questo forziere. Dai, argento. Dobbiamo fare altro argento perché voglio farmi le scarselle, comunque la cintura del lupo. Perché questa qui abbiamo messa per fare i fashion soul, ma non è che mi ispiri più di tanto. Dunque, allora, nano, guarda là. Spara. Bravo, nano. Allora, si era aperta anche questa parte dove forse ci permette di salire in cima. E vediamo dove andiamo di qua. Forse qua torniamo su. Ah, ecco, vedete? È uno shortcut per tornare su nella zona della mattanza di prima. E probabilmente possiamo anche mirare da qualche parte per colpire... interessante. Ce ne ricorderemo, ragazzi, di questa cosa. Ma non potevamo buttarci? No, dobbiamo scalare. Vabbè, ok. Ah, allora, vedete, là in alto è trattenuto. Cominciamo a vedere forse un disegno qua. E dobbiamo colpirlo dall'altro lato. Aspettate, siamo in chiusura di video, ve lo dico subito, ma vediamo se almeno in chiusura di video riusciamo a fare qualche cosa di carino e simpatico. Ci abbiamo anche un elfo scuro là. Bravo nano. Allora ragazzi, dunque, se vi è piaciuto questo episodio, io mi raccomando, vi chiedo il solito like. Oppure vi chiedo, come sempre, oramai l'ho imparato a memoria, io ve l'ho detto per chissà quanti video, più di 700 ve ne ho messi, quindi di iscrivervi al canale per sapere quando vi metto online la prossima parte di God of War, ma non solo God of War, anche Kingdom Hearts 3 che dobbiamo finire, Bloodborne, sempre God of War appunto, e Hybrid Senua Sacrifice che cominceremo a breve sul canale ragazzi, quindi che dire. Grazie di aver visto il video, ci vediamo alla prossima. Oh, come lo rompiamo questo qua? Nano, spara qui! Bravo nano! E nano, guardate, ci ha dato la soluzione ad un palmo di naso. A posto! Illuminerò il cristallo se mi trovi l'angolo di tiro. Cerchiamo di ritornare su. Perfetto. Ascolta tuo padre. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!